Celso Lombardini, da presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna, consigliere federale, il consigliere federale che ha ricevuto il maggior numero di voti. Qual è la prima cosa che ti piacerebbe portare in consiglio come proposta? Ma così a caldo, la prima cosa credo che sia l'idea che comunque la federazione sia sempre più vicina ai circoli, che sia sempre a servizio della federazione e che porti avanti un discorso proprio per cercare di aumentare il numero dei tesserati, che è poi la nostra missione più principale. E sicuramente anche l'introduzione del turismo, visto che già c'era e che comunque va implementata, va sviluppata, e perché credo che sia un'opportunità importante proprio per aiutare i circoli a svilupparsi e a mantenersi. Ma ti aspettavi di avere così tanti voti? Francamente no, devo dire che è stata una piacevole sorpresa e ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno avuto fiducia in me, spero naturalmente di meritarla e comunque mi impegnerò senza meno ad andare avanti nel modo giusto, spero. Un consiglio tanto rinnovato, con tanti nomi nuovi, per cui potete contare sui senatori, ma comunque come Bozzi, eccetera, però siete tanti, avrete tanta voglia di fare. Beh, questo credo che sia vero, in effetti è stato rinnovato abbastanza, e è importantissima l'esperienza dei vecchi consiglieri, ma soprattutto credo che sia più importante di tutti il presidente, che ha dimostrato in questi anni di meritare la fiducia dei circoli e sviluppando il golf come ha saputo fare. Insomma. Grazie, complimenti. Grazie mille.